Salvatore Cottone, quello che vedete è Silent OS 14.4.2, che è uscito pochi giorni fa e che si basa su OpenBox. Quindi, come ambiente grafico abbiamo OpenBox. Come sapete, OpenBox graficamente è leggero. Quindi questo sistema operativo è adatto anche per i computer che hanno una certa età o quei computer che non hanno un hardware abbastanza ricco di risorse. Silent OS, anche dal nome si intuisce, è sviluppato nel Salento, quindi è italiano, quindi ha una base Ubuntu, però è praticamente costruito in Italia, quindi sviluppato in Italia. E questa versione ha delle novità abbastanza notevoli. Per farvi un esempio, abbiamo una GUI che praticamente vi dà la possibilità graficamente di poter un po' cambiare il settaggio della barra in alto, che è la tint 2, che è sempre stata usata dal team di Silent OS. Come vedete dal wallpaper, le immagini che sono state inserite sono tutte riguardanti appunto il Salento, quindi in Puglia. La fa da padrona un po' l'ambiente marino, con le bellezze che caratterizzano il sud Italia. Andiamo a vedere il menu, che si può aprire, come detto prima, in tutte le parti dello schermo, perché è open box, e c'è anche un'icona che rappresenta il cubo di Silent OS, che è proprio il cubo, l'icona che dà appunto l'immagine iconografica del sistema operativo. Clicchiamo appunto sul cubo, sull'icona, e c'è il menu di OpenBox, dove nella prima parte vi sono stati inseriti quei programmi, quelle icone, insomma, che sono basilari per il sistema operativo, quindi un browser per internet, un editore di testo, un terminale, e poi c'è il file manager, il PC Man. Poi c'è un comando rapido per poter inizializzare un programma, Pidgin, che è la messaggistica, e poi c'è il Synaptic, il package manager, che serve per installare e disinstallare dei programmi, e poi l'insieme dei wallpaper, che in questo caso si è aperto passando il mouse, che potete settare anche i wallpaper. Lo cambiamo ora che ci siamo, insomma, dato che si è aperto. Quindi, come potete vedere, insomma, si può cambiare, come avete visto, il wallpaper anche nel menu contestuale. Le novità appunto sono quelle di rendere il sistema operativo più user friendly possibile, quindi più semplice da utilizzare, perché OpenBox, nella sua leggerezza, ha la particolarità di avere bisogno dei settaggi non grafici ma testuali. In questo caso ci sono, nella parte bassa, qua vedete, del menu, guardate, c'è Silent OS Control Center, che è praticamente il Control Center un po' preso da XFCE. Ma è graficamente cambiato appunto dal team di Silent. Poi Silent OS Update Center, Copton Setting. Copton praticamente è un programma che vi dà gli effetti speciali, quindi vi dà la possibilità, per farvi un esempio, di fare le ombreggiature delle finestre, o della, come vedete, questa ombreggiatura della tint 2
è appunto fatta tramite quel settaggio con Copton Setting. È una sorta di complice, ma più leggera, diciamo, nel suo utilizzo, quindi richiede meno risorse. Poi c'è l'open box setting, dove potete un po' configurare il menu, e il Tint 2 configuration, che è una delle grandi novità, appunto, grafiche, riconfigurazione. Iniziamo appunto a visionare queste novità. SilentOS, vabbè, faccio vedere il control center, che è questo di qua, che come vedete è un po' il settaggio preso un po' da XFC. Qua potete scegliere i wallpaper, quello che ho fatto prima io. Potete cambiare il tema delle icone, il tema generale, tramite queste icone che ho aperto. In questo momento abbiamo Add White, poi Eye Contrast, poi Relights. Poi le icone, abbiamo le Faints come icona di base, e poi potete anche scegliere già Dark, Darker, Darkest, sempre riguardando i Faints. Dopodiché potete anche andare su Humanity, Gnome, Humanity Dark. Chiudiamo apparenza. E qua c'è l'Edit Tint 2 panel, che poi vedremo tramite il menu. Gli effetti del desktop, preferenze applicazione, Q4 setting, insomma, qua ci sono un po' come vedete sono a settore, desktop, personal open box, quindi configurazione di open box. Ad esempio vediamo Blockout Theme Manager. Blockout Theme Manager praticamente, che lo trovate poi nel menu in questo punto di qua, ecco, sarebbe questo, vi dà la possibilità di cambiare un po' il logout, e la chiusura del vostro sistema operativo. Come vedete potete cambiare un po' la grafica dei pulsanti con cui uscire dal sistema operativo. Poi c'è Open Box Configurazione, è quello che volevo dire prima, e potete configurare graficamente con il tema il vostro menu di Open Box. Diamo una rapida occhiata, insomma. Ecco, come vedete questo si vede un po' in tutti i sistemi operativi che utilizzano Open Box, quindi tema, apparenza, Windows, mouse, e così via. Quindi già praticamente dal control center potete fare un po' tutto, ecco, quello che riguarda il settaggio. Login, l'opzione del login. Allora, informazione sul PC. Quindi CPU, grafica, audio, hard drive, sensor. Ecco qua, questa è un'altra chicca, diciamo, del SilentOS, in cui potete tramite diciamo, questi pulsanti cliccare, quindi avere delle informazioni per quanto riguarda la CPU, la grafica, l'audio, e così via. Come vedete qua c'è l'hard drive, qua ci sono i sensori. E quindi vi dà un po' l'informazione sul processo della CPU e su tutto quanto quello che riguarda l'hardware. Questo è un altro GUI che vi dà la possibilità graficamente di ispezionare il vostro computer, con le funzioni attive del sistema operativo. Quindi come vedete è abbastanza innovativa SilentOS rispetto anche alle sue versioni precedenti, e anche rispetto ad altri sistemi operativi che usano appunto Open Box, che sono molto più semplici e un po', diciamo, spartane da utilizzare. In questo caso si è molto avvicinata alla facilità di utilizzo, scusate.
mi sono un po' impastato la bocca. Come facilità di utilizzo si è un po' discostato dagli altri sistemi operativi che utilizzano Openbox. Quindi avete un menu base qua, e poi potete ovviamente utilizzare Openbox con dei menu in tuo pieno schermo, quindi in tutte le parti dello schermo. E andiamo a parlare sempre della grafica, per quanto riguarda le configurazioni. C'è Silent OS Update Center, che vi dà un'altra possibilità di utilizzare facilmente, in questo caso il terminale con un update, upgrade, disupgrade, apt-auto-remove, clean, e social list. Quindi basta cliccare su update in questo caso, e vi fa l'aggiornamento dei pacchetti del sistema. Del sistema operativo, senza dover fare sudo apt-get e così via. Quindi avete già i comandi già stabiliti in questa GUI, questa interfaccia grafica. Poi c'è Copton 7, che è quello che ho detto inizialmente, che è una sorta di Compiz, ma molto più leggero, per poter variare appunto il comportamento degli effetti delle finestre, quindi degli effetti speciali che vi può dare un po' il sistema operativo. Poi c'è, questo l'abbiamo visto sul pannello di controllo. Poi c'è il Tint 2 Configuration, che è la parte più significativa dell'innovazione. Qua mi richiede un po' la password del root. In questo caso cosa si può fare? Praticamente, a parte il fatto che è grafica come situazione, perché precedentemente dovete un po' andare su l'editor di testo, cambiando un po' i parametri, quindi dell'editor di testo. In questo caso potete cambiare tema del pannello, e praticamente portarlo nella parte alta, nella parte bassa, destra, sinistra, e quindi applicare con Apple i cambiamenti che avete fatto. Potete praticamente inserire dei launcher, quindi dei nuovi programmi. Ad esempio, posso fare più inserire, cliccare su più, inserire, per farvi un esempio, la calcolatrice. Spunto la calcolatrice, clicco su OK, e la calcolatrice si è aggiunta nel pannello Tint 2. E quindi potete avere un accesso rapido alla calcolatrice. Potete anche spostarla nella parte più verso sinistra, oppure verso destra, con up down, e quindi portare la calcolatrice magari in punti diversi della Tint 2. In questo caso vado su cancel. E poi potete rimuovere anche, ad esempio, la calcolatrice che ho messo la potete anche rimuovere tramite questo pulsante. Chiudiamo qua, vedete la calcolatrice è rimasta nella Tint 2. Andiamo di nuovo sul menu. Vabbè, questo l'abbiamo già visto, Goat Theme Manager, che è appunto per cambiare la grafica dell'uscita del sistema operativo, l'abbiamo guardato già prima. E poi c'è il classico shutdown, insomma, qua sotto, per spegnere il vostro sistema operativo. Quindi abbiamo visto il settore, quindi dove vi sono le configurazioni grafiche, che sono le vere e proprie novità di questo Silent OS, questa versione. Qua ci sono il menu, quindi le app, parliamo in gergo un po' tipo smartphone. Qua ci sono le app con le varie categorie, quindi accessori, quindi calcolatore, LX Terminal, che è il terminal di LXDE, che ha una stretta relazione con Openbox, mousepad, quindi abbiamo un editor di testo che è il mousepad,
internet c'è il Firefox come web browser, scusate, che Gmail, che serve per diciamo l'account email, e Pidgin per messaggistica, e Transmission per i vostri torrent, quindi scaricare i file in torrent. Office, abbiamo l'intera suite Office, rappresentata da una sola icona, che è quella generica. Quindi cliccando su questa icona si apre un po' la possibilità di utilizzare o il foglio di calcolo, il foglio di editor di testo, o fare anche delle presentazioni. E altro, qua c'è da sempre il menu, SalentOS configurazione. Sound video, abbiamo audio mixer, quindi per configurare un po' l'audio. DDBIF, che è un lettore multimediale audio. Poi Gnome My Player, che è il lettore multimediale video audio, che si è aperto in questo momento. Si è aperto involontariamente perché ci ho passato il mouse. Andiamo a vedere su About. Come vedete, Gnome My Player, M Player 1.0.8. Quindi vediamo qua, e con questo programma potete un po' guardare i vostri film o i filmati che fate regolarmente con i vostri device, scusate, i vostri device, quindi fate i vostri video, e li potete anche visualizzare con questo programma, che è abbastanza pieno di codec. Kazam l'ho inserito io per fare il video, e poi c'è XFBurn, che è per masterizzare. System Tools, abbiamo già il JDeb, che è l'installatore di pacchetti in Deb, essendo di base Debian, quindi Debian Ubuntu. Network Tools, e poi Unebutton, che serve per rendere bootable una pendrive, un po' come ho fatto io, perché sono in live con la pendrive in questo caso. Poi vi dà sempre le preferenze del control center, in questo caso ve lo dà a modo di menu. Andiamo a vedere la home, il pitch man. Ecco, si è aperto. Andiamo a vedere la home, che è il pitch man. Come vedete, eventuali ritardi di apertura dei programmi è dovuto al fatto che sono in live in una pendrive, quindi praticamente il mio computer sta facendo un po' il lavoro sporco per utilizzare un sistema operativo in live, quindi qualche ritardo è da preventivare. About PC Man, quindi PC Man FM versione 1.2.0, File Manager PC Man, e come potete vedere potete anche cambiare nella directory, quindi di sistema, oppure nei vari settori, desktop, cestino, insomma un folder, e poi le varie partizioni, come vedete, del mio computer. Dunque, come iconografie che sono inserite, quindi i lanciatori che ci sono nel pannello, abbiamo appunto il menu, poi abbiamo il file manager, il terminale, il browser, web browser, c'è l'icona generica che rappresenta appunto il browser, che in questo caso è il Firefox. Mi sembra che precedentemente c'era Google Chrome, ma c'era il Chrome come sistema operativo. In questo caso siamo con il Firefox, quindi è stato scelto il Firefox come web browser di questo sistema operativo. Mail Reader, LibreOffice, qua si apre tutto il LibreOffice, ecco, si è aperto di nuovo il LibreOffice. Andiamo a vedere l'inizializzazione appunto di LibreOffice, la suite per eccellenza per quanto riguarda i sistemi operativi in Linux. Ecco qua, si sta aprendo per la prima volta, ovviamente. Ripeto, sono su una pendrive, e qua potete scegliere tra
un reader document, un foglio di calcolo, impress che fa presentazione con le slide e così via. Quindi avete tutta la possibilità di utilizzare una suite Office senza andare a spendere soldi con appunto dei programmi proprietari. Dite Beef, che è il lettore multimediale audio. Control Center, qua abbiamo anche in questo caso c'è il TinT2 configurazione, ma insomma si ripetono un po' quelle icone che sono utilizzate, si pensa di essere utilizzate spesso, quindi si mettono nel pannello di controllo. Il pannello di controllo cosa vi dà anche questa possibilità, avendo questi lanciatori, di non inserire eventualmente, come fa di solito l'utente medio di New Linux. Cosa fa? Avendo un sistema operativo che ha poche risorse, diciamo, che brucia poche risorse, cosa fa? Mette una doc bar in questo caso, e quindi fa, diciamo, un po' sporca quell'immagine bella che vedete inizialmente, nel senso che il sistema operativo, come lo vedete, SilentOS si punta sulla praticità e sul fatto di poter, solo con un pannello e con un menu che si può utilizzare in diverse parti dello schermo, di non sporcare appunto con troppi programmi la propria scrivania. Quindi la scrivania rimane bella pulita e avete quelle icone di accesso rapido che si possono trovare sul TinT2. Ovviamente in questo caso non c'è più bisogno di mettere una doc bar perché avete tutto anche nel pannello, che è leggerissimo anche il TinT2 come pannello. E quindi ora vado ad aprire il browser, il Firefox, per andare a vedere il sito e il blog ufficiale del SilentOS. Vado nel menu e andiamo a vedere il browser, che nella sua pagina iniziale è configurato per andare direttamente nel sito di SilentOS. Ecco qua siamo silentos.it e come vedete abbiamo la home che ci descrive un po' SilentOS, però noi andiamo a vedere il blog dove potete scaricare appunto il sistema operativo con la sua ISO. E praticamente abbiamo la descrizione di SilentOS e le varie, trovate qua 14.4.2 e le varie novità che ho descritto prima in tutto il video, durante tutto il video. Quindi abbiamo l'Update Center, questo di qua, Oblogout Theme Manager, l'abbiamo già visto, il SilentOS Control Center, c'è cioè un po' tutto quello che ho descritto io, e SilentOS TinT2 Launcher Manager, e quindi vi fa anche la configurazione proprio tematica appunto del tema del TinT2. Per quanto riguarda la ISO che si può scaricare, abbiamo il settore, quindi download. Dunque vediamo se non ho perso. Dunque, devo ricordarmi dove si trova. Andiamo a vedere nel sito. Ecco qua, nel sito abbiamo il download di SilentOS e come vedete abbiamo la ISO che si può scaricare diciamo in versione diversa, quindi con full version, che sarebbe con tutti i programmi e i codec già inseriti. Ad esempio in questo caso io ho la full version in cui ci sono anche i codec, per farvi un esempio il Flash Player che serve per visualizzare i video su YouTube e anche su altri siti che utilizzano il Flash. Però potete anche scaricare la Lite version in cui non ci sono tutti i codec, che non ci sono tutti i programmi che ci sono in questa versione.
Poi potete scegliere tra i 32 bit e 64 bit e dove attingere nel mirror, quindi sul GeForce Mega Gaming Style Torrent. E qua c'è download per scaricare appunto la ISO. Finisco qua come posso dire? Questa via di conoscenza che abbiamo fatto insieme per quanto riguarda questo sistema operativo tutto etoliano, salentino per essere precisi, ve lo consiglio caldamente, insomma, magari lo provate inizialmente in live come sto facendo io, ripeto, funziona benissimo, non mi ha dato problemi e sono in live, in pendrive. Quindi visionatela e installatela anche tranquillamente perché veramente è fatto bene, se sono vedevo fatto bene, non perché sia italiano e quindi magari io so un po', magari che so, cerco di dare spazio pubblicitario, cioè pubblicizzare questa cosa, no. Non è per niente una pubblicità gratuita, questa è una mia recensione, la sto facendo liberamente, quindi se c'era qualche difetto lo dicevo tranquillamente, ma ho visto solo delle cose positive e delle facilitazioni grafiche, quindi vi hanno dato gli sviluppatori la possibilità di utilizzare OpenBox nel modo più semplice che ci possa essere, quindi tramite appunto tutte queste possibilità di configurazione che vedete qua, avete tutto facilitato e quindi utilizzate OpenBox nel modo migliore e più semplice. Sistema operativo consigliatissimo. Chiudo qua questo video, sperando di essere stato chiaro, di avervi fatto vedere un sistema operativo GNU Linux che secondo me ha i massimi livelli di sviluppo, e quindi prendete nota, scaricate la ISO e provate. Un saluto a tutti da Salvatore Cottone, a un prossimo video per quanto riguarda il mondo GNU Linux. Ciao ciao a tutti.